Domenica 25 novembre prossimo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne diventa a Iesi un tris di giornate, un tris di appuntamenti da sabato fino a martedì 27, ce li facciamo raccontare da Barbara Traversi, assessore alla pari opportunità del comune di Iesi, una serie di appuntamenti messi insieme mettendo in rete tutte le associazioni che si occupano del drammatico problema sul territorio. Sì, abbiamo avuto veramente la collaborazione e la partecipazione fin dall'inizio, dal percorso che abbiamo fatto per costruire queste iniziative insieme, di un coordinamento di associazioni veramente molto motivate a fare di questa giornata un appuntamento, per un momento fisso per costruire insieme una cultura diversa dei rapporti di genere, e quindi sia momenti di approfondimento. Gli appuntamenti sono per sabato pomeriggio al Palazzo dei Convegni, con un approfondimento più degli aspetti legali grazie alla presenza di un giudice del Tribunale dei Minori per le Marche e di una psicologa che ci aiuterà in questo percorso di approfondimento. Domenica, grazie alla collaborazione del Rotaract e della FIDAPA, al Circolo Cittadino, per parlare più specificamente dell'attività della Casa delle Donne, del punto di ascolto che la Casa delle Donne gestisce a Iesi. E poi anche momenti diversi, più ludici, più leggeri. Durante la giornata di sabato abbiamo pensato a degli appuntamenti per i bambini, proprio perché la cultura e la qualità dei rapporti si costruisce a partire dall'infanzia e dall'adolescenza, presso la libreria dei ragazzi di via Pergolesi per tutta la giornata, e presso la libreria La Botto nel pomeriggio, via del Fortino, avremo letture appunto dedicate ai più piccoli. Martedì sera, martedì 27, la proiezione di un film al Cinema Diana, una bellissima storia, un film spagnolo pluripremiato, Ti do i miei occhi, che è una bellissima storia di uscita, di emancipazione dalla violenza domestica di una donna. E l'ultimo appuntamento, quello più, cioè ultimo non in ordine di tempo ma quello più curioso, lo dico alla fine, è la corsa sui tacchi. Ci vediamo in piazza domenica mattina, anzi la partenza è da piazza Pergolesi, dalle Grazie, dove partiranno, saranno al traguardo donne appunto sui tacchi, che correranno fino a piazza della Repubblica per rappresentare le difficoltà che caratterizzano la vita quotidiana delle donne, la loro affermazione nella società, nelle professioni, nella politica, ovunque, insomma, le difficoltà che quotidianamente caratterizzano la specificità della condizione femminile. E se si presentasse qualche maschietto che vorrà correre sui tacchi, si potrà attaccare sul posto o dovrà insomma prepararsi a casa? Dovrà attrezzarsi autonomamente, ma insomma sarebbe il benvenuto assolutamente. Paola Moreschi della Casa delle Donne, nella presentazione qui in comune delle iniziative iesine per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha detto: non vi do il numero di quelle che si rivolgono a noi, ma vi garantisco che questo numero non è diminuito, è la notizia più importante, probabilmente peggiore. Sì, noi di Casa delle Donne non diamo mai i numeri delle donne che vengono allo sportello di Casa delle Donne. L'unico motivo è perché i numeri sono non reali, è questo, perché molte donne che vengono da noi poi fanno un percorso molto lungo, quindi ci portiamo dietro donne degli anni passati, se ne aggiungono di nuove. Molte donne purtroppo nel loro percorso poi ci ripensano, perché le difficoltà sono tantissime, per ritornare poi magari qualche mese dopo, quindi i numeri sono mutevoli, per questo non diamo mai numeri, perché tendono poi a falsare quello che è il problema reale, che la donna per affrontare il problema deve affrontare molte difficoltà. Il dato vero è che molte subiscono in silenzio, proprio perché il dato, quello più vero, è che la violenza che le donne ci denunciano è quella che subiscono all'interno di casa, e quindi questa è la più difficile da denunciare, perché poi a fare violenza è l'uomo, la persona con cui siamo coinvolte affettivamente, perciò questo le rende nell'impossibilità di venire da noi, parlare o di parlare fuori, perciò è un numero difficile da quantificare, sappiamo solo che molte stanno nel silenzio, questo sì. La risposta che si offre a chi subisce violenza è ascolto, comprensione, la possibilità di farle ritrovare consapevolezza di sé e autonomia. Sì, è questo l'obiettivo dello sportello. Lo sportello è nato da un gruppo di volontarie che hanno deciso appunto di impegnarsi, ognuna per la sua professionalità. Abbiamo assistenti sociali, operatrici d'ascolto,
psicologhe, avvocate. Questo sportello appunto nasce per offrire aiuto, un riferimento alle donne che subiscono maltrattamenti e violenze. Questo percorso lo facciamo insieme con la donna, e la donna che viene in piena autonomia da noi deve sentirsi libera di dire e non dire, e poi piano piano il nostro sostegno le aiuta a riprendere consapevolezza di quello che stanno vivendo e consapevolezza delle proprie capacità decisionali, quello che la violenza toglie. Quindi è questo quello che facciamo. Ricordiamo la cosa più importante, il numero di telefono a cui fare riferimento per tutte coloro che ne abbiano bisogno. Allora sì, il nostro numero di telefono a cui tutte le donne possono rivolgersi è il 366 48 18 366. È un numero sempre aperto, sempre acceso, anche nei festivi, a cui le donne possono ricevere informazioni, e poi da lì daremo anche il riferimento dello sportello, la via dove ci troviamo.